Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 8 agosto. Ariete, la luna disarmonica è come una nuvola nel cielo che oscura, ma soltanto per poco, la luce degli astri che vi guardano con molta simpatia. Nonostante un po' di malumore, con la complicità di Mercurio, saprete fare le scelte giuste. Toro, in un cielo affollato di stelle, Luna, Nettuno e Plutone sono gli astri su cui potete fare affidamento. Tutti gli altri sembrano remarvi contro, non resta che mettere in campo la vostra solidità. Nessuno può togliervi ciò che con fatica avete ottenuto. Gemelli, un piccolo ostacolo sarà scavalcato di slancio con un pizzico di buon umore, specie se non gli date più importanza di quella che merita. L'atmosfera piacevole e rilassata mette in luce le vostre qualità, simpatia, comunicativa e adattabilità. Cancro, i pianeti sono ancora molto indecisi sul da farsi, la situazione è tutta da definire, dunque soprattutto sul fronte affettivo. Venere nel segno non è della partita, l'amore per gli altri è quello di sempre, ma star dietro a tutti vi affatica. Leone, la luna vi ignora, ma dalla vostra avete la congiunzione Sole-Mercurio nel segno e il sostegno di Urano. Viaggi baciati dalla fortuna, qualsiasi attività condivisa con gli amici dà esiti grandiosi, voi siete la mente e gli altri il braccio. Vergine, con la luna amicona intrigono al vostro segno, per di più armonica Marte e Saturno, vi sentite nella classica botte di ferro. Solo Nettuno, dalla parte opposta del cielo, continua a confondervi, ma ormai ci avete fatto l'abitudine. Bilancia, incontrerete lungo la via ottimi amici, ma per l'amore bisogna aspettare. La gelosia può farvi soffrire e non solo in amore. In famiglia lottate per prendervi i vostri spazi, ma vi pentite subito, rinunciando a proposte allettanti. Scorpione, Marte e Saturno nel segno sono piuttosto esigenti, ma la Luna e Nettuno vi danno una mano a distrarvi con incontri piacevoli e romantiche fantasie. Qualche attenzione in più va riservata ai viaggi, cominciando col tenere d'occhio orari e coincidenze. Sagittario, brillante e imprevedibile, il trigono di fuoco tra Mercurio e Urano movimenta la giornata con nuove attività e simpaticissime stravaganze. Viaggi, svaghi, conquiste, tutto vi intriga purché scateni forti emozioni e corra a ritmo veloce. Capricorno, alla Luna nel vostro segno si unisce un vero corteo planetario, simultaneamente stimolante e protettivo per voi e per chi vi è accanto. Urano, come sempre, ci infila lo zampino, ma ormai sapete come arginare l'imprevedibilità delle sue mosse. Acquario, l'amicone è Urano, vostro pianeta guida, promoter di una giornata a pieno ritmo, volta a soddisfare il bisogno di cambiare abitudini. Brevi o lunghi, i viaggi appagano la vostra curiosità, ma fate attenzione agli eventuali contrattempi. Pesci, bellissima giornata da spendere in compagnia, sfogando il surplus energetico come più vi piace. Giochi e dolci schermaglie con l'amato bene. Anche negli affari però filate con il vento in poppa, bravi comunicatori, sicuri del fatto vostro.